Jack Paul, classe 1997, capello biondo, barba chiara, tatuaggi sparsi e fisico allenato. Poco più di 10 anni fa non ci sarebbe stato molto da aggiungere alla sua biografia. A partire dal 2013 è diventato uno dei primi creator nati con i social network, ha iniziato con Vine, è cresciuto con YouTube ed è diventato famoso insieme al fratello Logan, uno dei creatori più noti degli Stati Uniti. Nel 2018 ha deciso di salire sul ring e dedicarsi ai combattimenti. Il 20 luglio si scontrerà con Mike Tyson, ufficialmente un incontro tra pesi massimi. Meno ufficialmente, la coppia di pugili è forse una delle più strane che si siano mai incontrate su un ring. Mike Tyson ha un discreto numero di titoli mondiali. La sua serie di vittorie è interrotta giusto dagli anni in cui era in carcere, per scontare una condanna per stupro. Tyson ha 31 anni più di Paul e si è ritirato dal ring ufficialmente nel 2005. L'incontro verrà trasmesso su Netflix. Da bravo creator, Paul ha già cominciato a monetizzare l'attesa per questo evento. Il 7 marzo ha pubblicato un video su YouTube in cui annuncia ai suoi parenti l'incontro con Tyson. Le reazioni sono discretamente stupite, anche se i contatti tra Paul e Tyson sono iniziati anni fa. Lo stesso Paul racconta che la prima volta che ha visto Tyson è stato nel 2020, quando la sua carriera come pugile era giusto agli esordi. Da quel momento Paul ha dichiarato pubblicamente di voler combattere contro Tyson. Alla fine l'incontro è stato organizzato. Non solo, con la trasmissione su Netflix, Paul è riuscito anche a intercettare una tendenza segnata dalla piattaforma negli ultimi anni: investire di più negli eventi sportivi. L'incontro è stato organizzato all'AT&T Stadium di Arlington in Texas. Questo impianto ha una capienza da 80.000 posti. Quello contro Tyson è di certo l'incontro più importante nella carriera pugilistica di Jack Paul.